Ben ritrovati anche per questo sabato, siamo pronti per tornare a portare all'interno delle vostre case tante emozioni in musica. Anche per questo sabato abbiamo un duo composto da degli artisti che conosco veramente da molti anni e che ho il piacere di ritrovare qua dopo, insomma, il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto, e quindi do il benvenuto a Federica Rossi, La Rouge, e a Davide Pepi. Ragazzi, ben arrivati, è un piacere avervi nei nostri nuovi studi qua di Radio Siena TV, ritrovarci dopo tanto tempo. Davvero, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a voi, ciao, ciao Davide. Buonasera, ciao, buonasera. Allora, ritrovarci dopo tanto tempo e nel mezzo, insomma, una pandemia. Una pandemia, sì, che vi ha tenuto, ahimè, come tanti musicisti, purtroppo lontani dai palcoscenici. Sì, è stata dura per voi perché, lo sappiamo, no? I musicisti vivono poi delle emozioni che arrivano dal pubblico. È un dare e ricevere emozioni attraverso la musica. Certo, c'è mancato quel rapporto così stretto che si viene a creare, quella magia, io la chiamo magia, che si crea in quei momenti quando sei sul palco. È davanti a te un pubblico che diventa una famiglia, anche se non lo conosci, in quel momento è con te. È lì per te, ti supporta sia sul palco sia in teatro, proprio un effetto, una magia che per noi artisti, per noi cantanti, per i musicisti è vitale, è un'esigenza, ecco, per me è un'esigenza. Non si può stare senza, no. Quindi insomma c'è tanta voglia di ritornare a suonare sui palchi. Noi nel nostro piccolo, con Cantina Musicale, cercavamo proprio questo, no? Dopo un periodo veramente di assenza dalla normalità, dal contatto, dal poter stare vicini, dal guardarsi negli occhi, abbiamo detto va bene, mettiamo a disposizione il palcoscenico di Radio Siena TV, di Cantina Musicale, per poter riportare nelle case, appunto, dei toscani gli artisti della nostra terra. Allora, Federica La Rouge, che bello ritrovarti. Tu hai fatto tantissime cose, sei una delle cantanti, e non solo, perché lei è veramente un'artista a tutto tondo, perché è una cantautrice, è partita come interprete, ma poi ha iniziato a scrivere le tue canzoni. Ci hai da sempre, da tantissimi anni, messo un sacco di impegno. Hai veramente creduto nei tuoi sogni? Eh sì, quello. Io credo che la verità sia questa, che credere veramente in quello che si fa è già, siamo già un passo avanti, secondo me. Poi, a buon punto. Siamo già a buon punto, sì. E quindi sì, in questi anni ho faticato, perché comunque non è sempre tutto in discesa, anche per creare nuove sinergie. Appunto anche per il duo acustico, ma anche per i sogni che avevo in un cassetto, che avevo storie che ho voluto scrivere, una storia che ho voluto scrivere, ho voluto dargli vita. Ti sembra tutto impossibile lì per lì. Poi invece piano piano, se ci credi, se sei te la prima a crederci, anche lì accade una magia, iniziano a crederci anche gli altri. E le cose accadono piano piano. Con una determinazione. Io sempre dico sempre, ci vuole tanta passione, lavoro, determinazione e impegno, perché non è semplice. Nessuno dice questo, eh? È un mondo, insomma, bellissimo, affascinante, magico, ma ovviamente anche difficile, lo sappiamo bene. Sì. Sono tanti i tuoi progetti, partiamo dal primo, certo. Quello con il nostro Davide Pepi, chitarrista, insomma, veramente straordinario, un talento incredibile. Davide, ma avremo modo poi di presentare bene anche tutta la sua storia musicale. Nato questo duo sì, acustico, che vuole proprio, no, emozionare, perché nasce con l'idea di riprendere tutti i grandi successi, gli evergreen, dagli anni 70 ad oggi, degli artisti italiani e stranieri. Quelli che, insomma, quando risentiamo ci mettono a volte anche quella malinconia, certo, bella. Alla fine anche la malinconia è un sentimento, un sentimento
importante che fa piacere anche vivere, no? E quindi sì, abbiamo creato questo progetto, ormai ci sono, da un po' di anni che c'è, ed è questo viaggio in musica e parole, perché racconto pure dei vari autori che si succedono durante tutto il concerto, e apposta ci sono tutti questi vari brani che per in primis sia a me che a Davide emozionano tanto. E niente, quindi c'è questo viaggio da fare insieme. Da vivere. Da vivere, eh? Sì. Noi quest'oggi ovviamente vogliamo dare un estratto di tutte quelle che sono le due anime di questi artisti, quindi avremo nei vari blocchi di Cantina Musicale di questa sera la possibilità di dare un'infarinatura di La Rouge e Davide Pepi. Iniziamo proprio con la parte dedicata un po' al revival, al duo acustico che loro hanno creato, e quindi siamo pronti, direi, per fare questo viaggio dagli anni 70 fino ad oggi, un piccolo estratto a Cantina Musicale con Davide e La Rouge. Grazie. Nelle nostre serate partiamo sempre con questo brano. Say, I am girl without conviction. I am girl, you doesn't know how to say a contradiction. You come and go, karma, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Sweetheart, you say that my love without condition. When we cling, our love is strong. When we go, you're gone forever. You stream along, you stream along. Karma, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Love will be a anchor, will light my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Every day will I survive. You're my lover, night my rival. Every day will I survive. You're my lover, night my rival. Without conviction, I am girl. You doesn't know how to say a contradiction. You come and go, you come and go. Karma, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Love will be a zinc, all will lie my dream. Karma, karma, chameleon. You come and go, you come and go. Love will be a zinc, all will lie my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Continuiamo questo viaggio con un altro brano e ora siamo negli anni 80 con la musica pop dance. Chi non ha ballato dei brani appunto degli anni 80?
Ed ora ci ributtiamo, vi facciamo un piccolo assaggino, facciamo sentire un piccolo assaggio di quegli anni. Color me with color, baby, color me your car. Color me your color, darling, I know who you are. Come on, pop your color, shout, I know where you coming from. Call me all day long, call me any time. Baby, cover me with love, rolling desire, she, I know who you are, emotion gonna, don't know why, covers love and alibi. Call me, or tell I, call me anytime. Continuiamo con questo viaggio ed ora abbiamo un cantatore musicista irlandese, pensate un po', ha studiato nel noto Trinity College di Dublino e dopo un bel po' di tempo, avendo creato una buona amicizia con alcuni dei suoi compagni, le richiamerà poi per partire in tour e per riuscire così a mettere su un gruppo degno della sua musica. E questo tour è a livello internazionale, pensate, sia in Norvegia che nei Paesi Bassi. Is there the kind of way the first them burning it? I just think about my baby. I'm so full in love I could barely eat. It's nothing sweeter than my baby. It's not the wind once from a cherry tree. It's my baby, sweeter can be. She gave me toothcage up and kissing me. Where my time comes around, lay me gently in the cold amber. No grave can hold my body down, cruel unto her. Boys, when my baby found me, I was 3 days on a drunken scene. I
war with the world around me, and nothing in the room but an empty crypt. And I was burning up a fever, I didn't care much how long I lived. But I swear I thought the dreamer, she never asked me once about the wrong I did. When my time comes around, lay me gently in the cold amber. No grave can hold my body down, crawl on to her. When my time comes around, lay me gently in the cold amber. No grave can hold my body down, crawl on to her. My body never fell down, I but want my hands and my body done. If the law won't forgive me, I still have my baby, and my baby would have me. Well, I was kissing on my baby, and she poured her love down and soft and sweet. In the lowland I was free, even then hell were worse to me. When my time comes around, lay me gently in the cold darker. No grave can hold my body down, crawl on to her. When my time comes around, lay me gently in the cold amber. No grave can hold my body down, crawl on to her. Pepi, io ti avevo lasciato chitarrista, sì, insomma, sappiamo, no? Spesso il chitarrista è, diciamo così, demandato anche ai cori, però non sapevo che tu avessi questa voce, questa intonazione così, così bella. Dovevi Grazie. Iniziare prima. Dovevo iniziare prima, hai proprio ragione. Però non è mai troppo tardi. Non tutte le cose cattive vengono per caso. La pandemia mi ha dato tempo per... reinventarmi, diciamo. Ah, quindi è una cosa fresca. fresca, sì, da tre o quattro anni che studio. Quindi possiamo canto. Dire che per la TV è un inedito, è una cosa inedita. È una cosa inedita, esatto. Prima uscita da cantante, esatto. Wow, esatto. Meraviglia! Infatti Davide sono Pepi. Molto emozionato, grazie. Guarda, non si vedeva, o meglio, sei riuscito a trasmetterci queste emozioni di una canzone bellissima che hai fatto veramente, cioè, in modo magistrale. Grazie, complimenti, grazie. Davide. Ci avete fatto fare, sì, un bel viaggio nelle emozioni in questa prima parte di Cantina Musicale. Proprio con te, Davide, però, vorrei parlare, perché tu hai iniziato, vabbè, prestissimo a suonare la chitarra, e da lì poi è stato un susseguirsi, devo dire, di cose belle, perché il tuo diventare professionista è accaduto molto presto, a 19 anni, un sacco di esperienze musicali non solo in Italia ma anche fuori dai confini italiani, tanto lavoro e tanta voglia anche di insegnare agli altri, perché esatto. C'è anche la tua attività didattica. C'è anche la mia no? attività didattica a Rock Factory, da Giacomo, che salutiamo. E poi anche a Colle Suona, la Filarmonica di Montorini d'Arbo, quindi diciamo che da professionista ho iniziato prima a insegnare, poi ovviamente c'è anche quell'altra esigenza di esprimersi con la Vabbè. Propria arte, e quindi da lì tutti i vari progetti che si sono susseguiti negli anni, dagli Aftershave, la coscienza di Bacco, poi sono entrato anche nel gruppo Nei Profusion. E poi ora ultimamente anche Nel Rovescio della Medaglia, che anche lì è un gruppo storico italiano che ha più di 50 anni di attività, quindi per me è un grandissimo onore farne parte. E tra l'altro è uscito l'anno scorso il disco a ottobre, La Bibbia, 50° anniversario. Hai fatto bene a ricordarlo. E poi niente, con tutti i vari progettini che sono nati sia per esibirsi, perché purtroppo
il nostro territorio non offre tutte queste possibilità. È una battaglia, è una battaglia che facciamo da tanti anni. Resistiamo e dobbiamo impegnarci sempre di più. E niente, diciamo, con Federica è un progetto parallelo che porta avanti insieme anche a tutti gli altri progetti importanti che ho, il mio progetto solista che è sempre lì, che fermenta e piano piano riuscirà sempre qualcosa di nuovo. Allora, progetto solista, noi facciamo una cosa diversa per la chiusura di questo primo blocco di Cantina Musicale e andiamo proprio a farvi sentire una canzone, è un videoclip, è un brano di Davide Pepi e fa parte proprio del tuo progetto. Fa parte del mio disco Asteroids, che è uscito ormai quasi 3 anni fa, e la canzone è Song for Sea, che è dedicata alla mia ragazza Corinna, che saluto. Corinna, che salutiamo, che noi siamo che abituati a vedere nel sempre video con te, insomma, sui social, a volte insomma fate dei video, ci avete fatto tanta compagnia anche in questi 2 anni di pandemia. Vorrei ringraziare tutti i musicisti che si sono veramente donati sulla rete, perché demonizziamo sempre i vari social, l'abbiamo fatto per tanti anni. Beh, in questo caso sono stati un aiuto. Sono stati una motivazione sempre a produrre qualcosa, che non è mai semplice. Ovviamente se ci togli il palco ci dobbiamo reinventare in qualche modo. Assolutamente. E quindi in questo caso è stata una bella cosa avere i social a portata di mano. Allora, noi ci fermiamo subito dopo per un po' di pubblicità, ma prima vogliamo goderci insieme e far vedere, far ascoltare anche a voi questo pezzo di Davide Pepi, Song for Sea. Thank you.
Eccoci tornati, allora bellissimo, ancora complimenti a Davide Pepi sia per questo suo progetto solista di cui ci siamo goduti il video, ma anche per la sua grandissima dimostrazione insomma da cantante. Chissà che anche lui non cominci a scrivere dei pezzi e poi a cantarli e a suonarli. Mai dire mai, insomma tutto può succedere, no? Ci insegni che i sogni si avverano quando vengono portati avanti con passione, con determinazione. E tra i tuoi sogni, ovviamente oltre a essere a cantare, ad amare la musica in ogni sua sfaccettatura, c'è stato poi quello di riuscire a portare invece le tue canzoni in un album, sì. A portare le tue canzoni in giro, e qua, in questa seconda parte di Cantina Musicale, vogliamo proprio scoprire la Rouge cantautrice. Eh sì, questo progetto, diciamo, l'ho concretizzato in un modo molto più concreto negli ultimi anni. Ho sempre scritto, cioè sono praticamente da quando ho 13 anni che ho iniziato comunque a scrivere, perché per me era un'esigenza, era uno sfogo, era la mia cura a dei momenti, no, a delle situazioni brutte che potevo vivere. Incontrare. Sì. Per affrontarle meglio, un po' esorcizzarle in qualche modo. Sì, diciamo, nel primo momento è chiaro, stai male, quindi non è che mi mettevo a scrivere. Poi nella fase dopo, diciamo, appunto, di aver elaborato un attimo quella situazione, avevo proprio l'esigenza di buttar fuori quello che sentivo, anche perché sono una persona molto socievole, sono molto solare. Mi piace solare, però per alcune cose sono molto riservata. E quindi mi era più difficile parlarne a voce che invece scriverle sì. E poi arrivare appunto a cantarle. Sì, che a quello, cantarle. Anche quello, credo anche sia quello un passo non è semplice. Successivo non semplice. No, perché ti metti a nudo sì. E alla fine vai a scrivere cose, è un paradosso, no? Scrivi cose molto intime e personali che praticamente non sa nessuno, però riesci a scriverle e poi il passo successivo apposta riesci poi a metterle su e a cantarle. E poi insomma ci si rende conto magari che invece nelle canzoni che tu scrivi ci sono tante altre persone che si identificano, perché magari certo. Si vanno, no, a vivere spesso, ci si sente soli nel momento del dolore, no? Sì. Sembra, oh mamma mia, sta succedendo a me, come farò? E invece magari, come dice, c'è anche un detto toscano, no? Che è mal comune mezzo gaudio, ed è vero, perché poi a volte ci si rende conto che quello che stiamo vivendo non siamo da soli, magari è già capitato ad altre persone, vero. E un po' aiuta. Ti aiuta, come anch'io ascolto altre canzoni, chiaramente, quando ti senti più giù, oppure al momento felice, ti viene proprio, cioè la musica alla fine è la nostra compagna di vita, sia per i cantanti, per i musicisti, ma anche per le persone che fanno altro nella vita. Assolutamente. È importantissima. Assolutamente. È la nostra colonna sonora, via. La colonna sonora della nostra vita, esatto. Sempre. La musica non può mancare. No. Allora, andiamo però a vedere, prima di riportarvi all'interno del nostro palco qui a Cantina Musicale, nella versione acustica di una parte dei tuoi brani, un video sì. Che tu hai fatto quanto tempo fa? Praticamente dopo il primo lockdown. Quindi anche qua siamo comunque fresco, sì. fresco. Possiamo dire un'anteprima, perlomeno per quanto riguarda sì. la TV. E allora, a Radio Siena TV, Cantina Musicale, La Rouge con La Rondine. Mai presente, ti divide dalla gente, è arrivato piano piano, non puoi dare più la mano, non permette più di uscire, tanto meno trasgredire, siamo tutti prigionieri nell'inferno di Alighieri, apprezziamo solo adesso la magia di un solo gesto, caffè della mattina, un saluto alla vicina, stare chiuso in quattro mura fa più male che paura, specialmente se hai da fare con la fine di un amore. E magari non ti penso, non importa chi ha ragione, ce l'ho io la soluzione. E ripartirò da zero sulle ali del futuro. In un libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Senza di te sarò rondine. Senza di te
diversi. Mi deludo il tuo silenzio, è assordante se ci penso. Faccio come la natura, io rinasco in primavera. Lascio posto a nuovi sogni, nuove notti e nuovi giorni. Quasi quasi mi addormento e magari non ti penso. Non importa chi ha ragione, ce l'ho io la soluzione. E ripartirò da zero sulle ali del futuro. Il mio libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Senza di te sarò rondine. Senza di te sarò rondine. Senza di te. Il mio libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Il mio libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Il mio libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Il mio libro di avventure lascio un posto a un nuovo amore. Eccoci tornati. Allora, il video, la rondine di questo brano della nostra Rouge. Dobbiamo fare dei ringraziamenti per questo video bellissimo. Sì, ringraziamenti vanno sia a Daniele Cribari, che ha girato appunto il video in questione, e anche tutto all'arrangiamento che ho fatto insieme a Silvia Vavolo nel suo studio Oltre Sound qui a Siena. E quindi era giustissimo, insomma, no? Citare anche le persone che hanno lavorato a questo video. Allora, noi a questo punto siamo pronti però per tornare qui in acustico e sentire un altro estratto dal tuo album. Sì. Con cosa andiamo? Andiamo con il brano Potessi. A Cantina Musicale, La Rouge e Davide Pepi. Grazie. Allungare la mano, non trovarti vicino, parla chiaro il divano, troppo freddo il cuscino. Nel mio mondo di carta faccio sogni confusi, mi rincorre una matta, l'erba è alta e tu ridi. Siamo fiori pungenti, calpestati dal vento, io ti grido volando e tu cadi in silenzio. Potessi ricucirei le tue ferite, tamponerei il dolore che ti opprime, ti solleverei, ti bacerei, ti comprenderei, ti ascolterei. Posso solo tacere, asciugarmi le piume e volare in avanti, rimanendo distanti. E mi pungo di nuovo con il filo spinato. Siamo ancora a quel punto, ricuciamo lo strappo. Potessi guarirei le tue ferite, mi prenderei il dolore che ti opprime. Thank you.
Allora, straordinario il nostro duo acustico. Grazie. Che veramente ci sta regalando delle bellissime emozioni e continuiamo a parlare di emozioni. Emozioni a volte anche negative, purtroppo, che poi fortunatamente crescendo riusciamo ad elaborare e a far diventare invece, come in questo caso, non solo una canzone, ma addirittura uno spettacolo in teatro. Eh sì, praticamente tutto è nato perché io lavoro anche con i bambini, sono anche maestra e quindi, diciamo, tanti anni fa facevo anche dei corsi di mini musical ai bambini delle elementari. E lì in quell'occasione scrissi un piccolo spettacolo per questi bambini. Poi da lì l'esigenza che questo spettacolo prendesse piede, prendesse anima in modo totalitario. E perché praticamente io quando ero piccola, avevo 14 anni, sono stata vittima di bullismo. E questo spettacolo che ho scritto, chiaramente in forma fiabesca, però tratta proprio di questo. C'è una strega che è la bulla, ci sono io che oltre ad essere stata regista di questo spettacolo sono anche interprete. La bambina, sì, Olivia, interpreto la bambina Olivia. E ecco, questo è accaduto, cioè praticamente io dopo a distanza di anni la sofferenza che ho avuto per questa ragazza che comunque senza motivo mi ha perseguitata per un anno intero, mi ha bullizzata in modo pesante e niente, diciamo che quegli anni lì non sono stati per niente facili, perché tu ci stai raccontando una storia che purtroppo è quanto mai attuale, no? Perché stavo leggendo delle statistiche, ahimè, anche se è brutto parlare di statistiche, però i numeri sono veramente importanti, che tantissimi bambini in età scolare, ma si va non solo dalle elementari, si arriva fino alle superiori, soprattutto però nell'età dei 10-13 anni, c'è veramente una percentuale altissima di bambini che sono vittime di bullismo. Ah, sì. E questo, insomma, è un purtroppo una piaga grossa. A volte non le viene nemmeno data così tanta importanza, minimizzando quello che accade, ecco. E quindi questo, secondo me, bisognerebbe sempre avere un po' di attenzione. Un po' di sensibilità. Di sensibilità, sì. Per capire che poi la vittima di bullismo, ma anche il bullo stesso, ha dei problemi. Certo. A volte solo emotivi, a volte anche fisici. Certo. Che poi, appunto, negli anni, purtroppo, possono creare anche dei disagi importanti. Mm. Sia in questo caso la vittima che, passatemi il termine, il carnefice. Certo, no? Certo. E quindi è bello quello che tu hai fatto con questo spettacolo per insomma, veramente accendere i riflettori su una forma di prevaricazione che purtroppo ancora oggi nel 2022, siamo nel 2022, ma si parla di queste cose. C'è sempre, però devo dire apposta, io in questo caso vorrei anche passare il messaggio veramente anche per i bambini, apposta perché appunto ci lavoro tutti i giorni, che è importantissimo anche, lo dico anche ai genitori, mando questo messaggio, fate provare ai vostri bimbi qualunque cosa, che possa essere, qualunque passione possa essere uno sport, possa essere appunto la musica, qualunque cosa, perché nei momenti poi brutti della vita, che purtroppo quelli poi ci saranno, non certo. Si può non pensare che non ci nemmeno siano. Nemmeno vivere in una bolla. Nemmeno perché, una bolla, che è tutto sempre perfetto, perché io sono la prova vivente che in quei momenti a me la musica mi ha salvata, letteralmente, e devo dire che mi ha fatta venire fuori per quella che ero. Perché io fino a quando non sono andata a scuola di musica, ho fatto poi il corso di musical, quindi tutto un bel percorso, io fino a quel momento ero chiusa in me stessa, perché avevo paura di essere giudicata dopo quello che mi era accaduto. Certo. Quindi non ero io. E invece grazie, io ringrazio sempre anche i miei genitori che mi hanno supportato e mi hanno aiutata, chiaramente, la mia famiglia, ad andare appunto a far musica. E da lì io proprio ho ricordo, ma anche con te appunto, ci siamo conosciute in questo ambito anche con esatto, te. Esatto. Quindi anche tante altre ragazze con cui ci continuo a essere tuttora amica, dopo a distanza veramente di tantissimi anni. Ed è questa la cosa. La musica bella. Unisce, sì. Nel momento giusto cura, allevia. E non giudica. E non giudica. Andiamo proprio a sentire quindi adesso, per la chiusura di questa seconda parte di Cantina Musicale, un brano
che tu hai scritto per questo spettacolo. Sì, è proprio un brano, diciamo, a conclusione, perché tutto lo spettacolo è formato da varie cover riarrangiate e suonate dal vivo da una band della Music Academy. E nel finale, praticamente, io canto alla strega una canzone che ho scritto apposta, proprio per farle cambiare idea, per far sì che riesca a tornare la bambina che era. E quindi diciamo che parla un po' di questo, è proprio il momento finale dello spettacolo dove Olivia, con la sua purezza d'animo, la sua purezza da bambina, riesce a spezzare l'incantesimo e a far tornare alla fine la strega una persona alla fine buona come sono le altre, ecco. E allora siamo pronti a sognare con questo brano dal titolo Potessi. Ed ecco, impara a rispettare. Se puoi e cambia idea e vedrai, girati se puoi e cambia idea e vedrai, hai fatto del male, lascia stare, cambia idea. Sicura, hai un'anima scura, torna in te ora. Dal bene e dall'amore, impara a rispettare gli uomini. Non farti più del male, perdona anche tuo padre, fai così. Chi sei? Eri come noi, bambina dentro sei, hai solo paura, sei un'arma scura, torna in te. Thank you.
girati se puoi. Impara a rispettare. Mi devo correggere perché prima ho fatto confusione citando invece la canzone che era appena conclusa, e impara a rispettare questo pezzo bellissimo che abbiamo detto è poi collegato a questo spettacolo meraviglioso dedicato ad Olivia, no? A questa storia di bullismo in cui tu hai creduto moltissimo e devo dire abbiamo visto nelle immagini anche tante facce conosciute. Sì, vorrei tanto ringraziare, ora fare i nomi di tutti mi è difficile. Però... È un po' troppo, ci vorrebbe un'altra puntata intera. Infatti, però vorrei veramente ringraziare tantissimo tutti gli artisti, cantanti e musicisti che hanno partecipato a questo spettacolo. Dico solo una cosa, perché ci hanno creduto insieme a me. Ecco questo, abbiamo portato avanti questo progetto, questo sogno, tutti insieme, cioè unendo le forze. Quindi colgo l'occasione anche oggi per ringraziarli nuovamente per aver creduto in questo mio sogno e alla fine vederlo realizzato in teatro, nel momento in cui ti vengono a dire dietro alle quinte, cioè mi ci rimoziono tuttora. Eh beh, ma è normale, è una tua creatura, ma, no? Infatti è una mia bambina, un mio bambino. Esatto. È sentire, figlio tuo, sì, quindi è giusto. Dire dietro le quinte, Fede, dacci il via, possiamo far entrare la platea, insomma in platea tutte le persone che ci sono venute appunto a vedere, oltretutto anche perché quella serata lì ho voluto appunto dare il ricavato in beneficenza ad una Ollus appunto che va, penso appunto per i diritti e per appunto la salute dei bambini. E quindi vedere che comunque sei riuscita a essere a portare tante persone in teatro, sì, no? È una grande soddisfazione. Sì, tanto bello, sì, un'emozione. E quindi li salutiamo, tutti gli artisti che si sono esibiti. La musica riesce ad unire e fa nascere anche delle bellissime amicizie. Noi torniamo tra poco per l'ultima parte di Cantina Musicale. Rimanete con noi. Eccoci tornati, ultima parte, il tempo è tiranno, passa troppo veloce, io tutti i sabati lo dico, i miei artisti vorrei poter fare delle puntatone di 3 ore, però insomma dobbiamo assolutamente salutarvi, ma lo facciamo con un'ultima parte dedicata ancora alle emozioni, al sogno e torniamo al duo acustico, no? Perché torniamo alle cover, so che avete scelto di chiudere con un principe. Un principe che era soprannominato appunto il principe perché era elegante per la sua postura molto elegante. Eh sì, e vogliamo concludere con lui perché lo riteniamo veramente un artista. Infatti lui si voleva far semplicemente chiamare artista, ecco. Non voleva troppi, no? Troppe robe, sì. Così, anche come potremmo dire, definire un po' troppo borghesi. Lui voleva essere quasi un artista di strada, uno di quelli che non ha bisogno di orpelli. Noi ci no. Piacciono così gli artisti. Allora, chiudiamo con 3 canzoni. Non dico nulla perché poi lei le presenta da sole giustamente e poi in chiusura vi chiederò anche un po' di progetti, se ci sono già delle serate magari, se c'è una programmazione estiva, sperando ovviamente che tutta questa bruttura della pandemia ci lasci il più presto possibile. Cantina Musicale, il nostro duo acustico La Rouge e Davide Pepi. Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla e si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età.
ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po'. Il tram è mezzanotte e se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito pure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così. Ed ora continuiamo con un altro grande brano del grandissimo De Gregori. Cosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma è uno zingaro, un trucco. Un futuro evadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Corre tu 4 assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi.
farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere, che dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. E il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. Quando io senza capire ho detto sì, hai detto tutto quello che hai di me, è tutto quello che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, farli rimanere buoni amici. Allora, siamo pronti per la chiusura, eh? So che chiudiamo con un'altra Rouge. Chiudiamo con un altro brano, non della Rouge. Sì. Ma dei Negrita. Un brano dei Negrita! Sì. Cosa hai scelto? Ho imparato a sognare. Mi piace tantissimo, perché è la giusta conclusione a questa puntata di Cantina Musicale con la Rouge. E poi ultime battute finali per scoprire i progetti, quelli li vogliamo sapere. E allora sogniamo e soprattutto impariamo a sognare. Ed ora, come nelle nostre serate, mi piacerebbe ringraziare sia Valentina Tomei. Grazie mille per averci invitato a Cantina Musicale e ringraziamo anche tutta Siena TV, chiaramente, che ci ha ospitato in questi bellissimi studi. E come dico sempre, grazie a voi che ci seguite, in questo caso da casa, grazie a tutto, sempre tutto il pubblico che ci segue nelle nostre serate, perché come dico io, se non ci siete voi, noi non ci siamo. Quindi grazie veramente, grazie, vi farei un applauso, ve lo faccio simbolico, ve lo facciamo simbolico io e Davide. Io sono la Rouge, lui è Davide Pepi, noi siamo i Dream On Live Acoustic. Un bacio a tutti, grazie a tutti e questa è per voi, ve la dedichiamo con tutto il cuore. E mi raccomando, mai smettere di sognare, i sogni non hanno età. Ciao a tutti e questa è per voi. Ho imparato a sognare che non ero bambina, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, che il pallone che andava come fosse un motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che è tutto più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già.
che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò. Che se cado una volta cadrò, ma da terra da lì mi alzerò. C'è chi ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Sognare non smetterò. C'è chi ormai che ha imparato a sognare non smetterò. C'è chi ormai che ha imparato a sognare non smetterò. Non smettete nemmeno voi. Che duo, che regalo mi avete fatto, due artisti incredibili, una voce straordinaria, un'anima bellissima, entrambe ovviamente, grandi professionisti che hanno accettato il nostro invito e che io veramente ringrazio di cuore. Sentiamo un po', si riparte, ci sono un po' di serate in ballo, c'è la possibilità secondo voi di riprendere a suonare in giro? Stiamo ripartendo, incrociamo le dita. Diciamo, per scaramanzia non diciamo proprio. No, ovvio. Proprio i progetti. Però qualcosa si muove. Però sì, ci sono dei bei progetti. Avevamo già iniziato, diciamo, a prendere contatti, ad interagire con alcuni appunto che si occupano in queste, diciamo, queste manifestazioni, certo, serate, cose anche particolari, diciamo. Quindi diciamo che con la bella stagione, da marzo, aprile. Dobbiamo seguire i social, sì, i vostri profili, seguiteci, assolutamente. Sì. Lui tra l'altro ha un canale YouTube con un sacco di iscritti, un sacco di visualizzazioni. Iscrivetevi, date una mano. Assolutamente a Davide. E il tuo progetto solista prosegue, abbiamo detto, è lì. In un casino. Ora si aggiunge la voce. Si aggiunge la voce, piano piano scriviamo un po' di cose, però diciamo che quest'estate ci saranno tante belle serate anche col rovescio della medaglia, un po' a giro per l'Italia, in Sardegna, insomma ci saranno un bel po' di cose da fare, quindi incrociamo le dita, speriamo che tutto vada per il meglio sì. Però ecco, diciamo che in memoria dell'estate scorsa, diciamo che ci stiamo preparando perché sarà bella. Dai, può solo migliorare, ce lo auguriamo, che può solo migliorare la situazione. Quindi grazie mille alla Rouge e a Davide Pepi per essere stati con noi anche questo sabato, e un grazie anche a voi che ci avete seguito con affetto, con calore come sempre. L'appuntamento con Cantina Musicale è per sabato prossimo. Io chiudo sempre con una frase che mi piace un sacco e sono convinta anche a te: che la musica sia con voi.